qui è il video di Monsignor Carlo Maria Viganò, in cui ha parlato di non cimentarci in astratte speculazioni da canonisti. Non si riferiva a me, ma al più conosciuto Andrea Cionci. Video pubblicato sul secondo canale di Francesco Toscano che si chiama Visione Un altro sguardo sul mondo. E qui è la pagina dei video del canale principale di Francesco Toscano, Visione TV, in cui vi sono tre video quasi consecutivi contro Andrea Cionci. La differenza tra il giornalista Andrea Cionci e Monsignor Viganò è che mentre per Andrea Cionci il problema della Chiesa inizia con la Declaratio di Benedetto XVI, invece per Carlo Maria Viganò il problema della Chiesa inizia con Bergoglio. Infine, Francesco Toscano non ha mai affrontato personalmente alcuna questione della Chiesa. È semplicemente a rimorchio di Viganò e semplicemente per questo lui dà ragione a Monsignor Viganò e dà torto al giornalista Andrea Cionci, senza sapere esattamente per quale motivo. Così, ascoltare Toscano significa ascoltare derisioni di chi non ha argomenti. Ma ascoltare Viganò significa ascoltare contraddizioni. Per la fine dell'anno, un'indagine sull'attualità. Ehi, scopriamone alcune. Prima di tutto, si può considerare che la petizione del team di avvocati di Andrea Cionci, tra cui anche la mia firma, è stata consegnata in Vaticano l'8 novembre 2023. E quasi un mese dopo, l'11 dicembre, Francesco Toscano pubblica il video di Monsignor Viganò. Quindi, il 12 dicembre, Francesco Toscano inizia anche la campagna video contro Andrea Cionci. Infine, il 12 o il 13 dicembre, Bergoglio comunica che la sua tumulazione sarà a Santa Maria Maggiore. Possono questi essere tre effetti della petizione? Non lo sapremo mai, ma ci piace tanto pensarlo. Tra l'altro, la raccolta firme per la petizione va ancora avanti. Fatela firmare, perché dopo una prima consegna di 11.500 firme, ce ne può essere una seconda e una terza che si aggiunge a quella. Infatti, tra i tanti motivi possibili della decisione di Bergoglio, c'è pure quello del timore di essere indicato pubblicamente è il dato importante, il timore di essere indicato come antipapa. E allora, se la sua tomba si trovasse nelle grotte vaticane accanto a quelle dei romani pontefici, sarebbe certamente rimossa. Invece, se la sua tomba si troverà a Santa Maria Maggiore, che è una chiesa dei gesuiti, allora potrebbe anche essere lasciata in pace. Dicembre 2023, Mark Voice. Cosa ha fatto Francesco Toscano? Francesco Toscano ha contattato tre ospiti per pubblicare tre video contro l'interpretazione di Andrea Cionci su Benedetto XVI. E anche contro l'onorabilità della persona di Andrea Cionci. Vi mostro una risposta di Francesco Toscano ad un commento sotto al primo dei tre video che rivela le sue intenzioni. La polemica aperta è assolutamente strumentale,
costruita ad arte da un preciso gruppo di persone che ruotano intorno ad una figura che non merita di essere elevata al ruolo di interlocutore. L'intenzione di Francesco Toscano era solo di screditare Andrea Cionci e la sua inchiesta senza interloquire con lui, senza ospitarlo. Addirittura in questo primo video dei tre, Francesco Toscano si è sforzato di non nominare mai né il nome di Andrea Cionci né il suo libro Codice Ratzinger. Il suo ospite, Nicola Bux, si è adeguato e ha fatto altrettanto. Perché Francesco Toscano ha agito in questo modo? Prima di questi tre video contro Andrea Cionci, Francesco Toscano era entrato in contatto con Monsignor Viganò per almeno due lavori. Fargli scrivere l'introduzione al suo mensile del mese di dicembre, intitolato L'esilio di Dio, e pubblicare un video di Viganò intitolato Bergoglio è un usurpatore del soglio di Pietro. Cosa è accaduto in Francesco Toscano? Che mentre negli anni precedenti aveva ospitato in modo neutrale sia le opinioni di Don Alessandro Minutella, sia quelle di Andrea Cionci e sia quelle di Monsignor Viganò, ultimamente ha sposato totalmente l'avvertimento di Monsignor Viganò di non cimentarci in astratte speculazioni da canonisti. Di conseguenza ha creduto che il giornalista Andrea Cionci meritasse una campagna denigratoria di tre video, in quanto tra le decine di motivazioni che Toscano ha denunciato metterebbe in pericolo l'unità della Chiesa. Domanda: se Francesco Toscano era così convinto che Andrea Cionci rappresentasse un pericolo secondo questa sua nuova sensibilità ecclesiale, per quale motivo non voleva interloquire direttamente con Andrea Cionci per comunicarglielo, tanto che ne scriveva pubblicamente come di una figura che non merita di essere elevata al ruolo di interlocutore? Toscano è tanto bravo a parlare. Per quale motivo al terzo video ha chiesto al suo ospite se era disposto a confrontarsi con Andrea Cionci, anziché farlo lui personalmente? È molto probabile che Francesco Toscano sappia esattamente nulla di Benedetto XVI, della Declaratio, di Bergoglio. Probabilmente non sa nemmeno da che parte cominciare. Perciò, in un confronto diretto con Andrea Cionci, lui non sarebbe stato il solito brillante Francesco Toscano di Visione TV. Probabilmente Francesco Toscano si è fidato di quello che ultimamente aveva letto e ascoltato da Monsignor Viganò. Ma poiché Viganò gira intorno ai suoi stessi argomenti, Toscano ci ha capito ancora meno. Non rimane che indagare quello che ha detto Monsignor Viganò. L'interpretazione di Monsignor Viganò. Cominciamo col risultato finale della mia indagine. Monsignor Carlo Maria Viganò, nel suo video, ha fatto passare Bergoglio da
uomo perfido e perverso del Salmo 42, ad agente di un potere nemico con vizio di consenso sul papato, a un falso profeta e cinghiale nella vita del Signore e mercenario, fino ad arrivare alla contraddizione finale. Bergoglio Papa, la cui autorità emana direttamente da Gesù Cristo, ma nonostante questo, a cui è doveroso rifiutarsi di obbedire e di collaborare. Infine, per incutere timore, ha concluso ricordando l'odio dei malvagi contro Cristo, ossia chi mette in discussione questa autorità che lui attribuisce a Bergoglio, conseguentemente odia Cristo. Ora cominciamo dall'inizio. Video pubblicato sul canale Visione Trattino Un altro sguardo sul mondo, intitolato Monsignor Viganò, Bergoglio è un usurpatore del soglio di Pietro. Come anticipato, secondo Monsignor Viganò, Bergoglio è sia l'uomo perfido e perverso del Salmo 42, sia l'uomo che ha ricevuto l'autorità pontificia da Gesù. Dati questi due estremi, definisce questa situazione al minuto 36:06 la terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Impasse significa vicolo senza uscita, una situazione che non è possibile risolvere. Ma in realtà è lui a presentare la situazione come un vicolo cieco. Di conseguenza è lui che si pone nella situazione di non saper cosa fare e presenta questa situazione ai delusi di Bergoglio con una predica che tratta i più vari argomenti. Vediamo questa grande predica. Sono diversi capitoli, perciò potete anche memorizzare questo video e poi guardarne uno ogni tanto. Frode al conclave. Al minuto 23:03 Monsignor Viganò ipotizza che al conclave 2013 sia avvenuta una frode elettorale simile a quella contro Donald Trump nel 2020, in quanto, secondo un discorso precedente, il collegio cardinalizio sarebbe stato compromesso, nel senso di ricattabile, a causa di abusi su minori. Dice: cambio un poco la voce per non annoiare, non per mancanza di rispetto verso Monsignor Viganò. Credete che sia stato possibile perpetrare impunemente la frode elettorale per estromettere Donald Trump dalla Casa Bianca e che non siano riusciti a fare altrettanto al conclave, tenendo conto di quanto sia compromessa la maggioranza del collegio cardinalizio? Al che, a sentire questo, uno pensa: benissimo, lui è arcivescovo e evidentemente è venuto a conoscenza delle frodi avvenute nel conclave 2013. Perciò forse è possibile risolvere la questione Bergoglio in modo definitivo. Andiamo a vedere le prove che porta.
Bergoglio è un agente di un potere nemico e perciò è colpevole di vizio di consenso. Al minuto 29 e 19, come sommo pontefice, in quanto tale esente da qualsiasi tribunale umano, prima sedes a nemine judicatur, cioè la prima sede non ha giudice. Proprio su questo confidava chi lo ha fatto eleggere papa, dimenticando però un piccolo dettaglio: l'intenzione di nuocere alla Chiesa, agendo per conto di un potere nemico, non è compatibile con l'assunzione del papato e vi è quindi un vizio di consenso, dato dalla volontà, confermato dalle parole e dai fatti di questi ultimi 10 anni. Ripeto, non si tratta di un papa che aderisce ad un'eresia specifica, cosa che peraltro Bergoglio ha fatto ripetutamente, ma di un personaggio mandato in conclave con l'ordine di rivoluzionare la Chiesa dall'alto della cattedra di Pietro. Qui si comprendono i limiti formativi di Monsignor Viganò, i quali però sono utilissimi per rendersi conto dei limiti simili, per le più varie ragioni, anche di un centinaio di cardinali e di migliaia di vescovi, sacerdoti e canonisti. Carlo Maria Viganò sembra avere una mentalità speculativa, oratoria, che ha difficoltà con le materie tecniche, per esempio giurisprudenza. Così, proprio lui che concluderà con «non cimentarci in astratte speculazioni da canonisti», cita un detto latino, forse perché risale al Medioevo, «prima sedes a nemine judicatur», «la prima sede non ha giudice», e sembra non sapere che la Chiesa lo ha inserito tale e quale nel codice di diritto canonico e ne ha fatto il canone 1404. Comunque, questo detto latino, questo canone, lo attribuisce ai mandanti di Bergoglio e perciò non lo riguarda direttamente. Invece, totalmente compromettente per Viganò è l'utilizzo del concetto di vizio di consenso per indicare la propria interpretazione del problema Bergoglio. Perché anche il concetto di vizio di consenso la Chiesa lo ha inserito nel codice di diritto canonico e ne ha fatto il canone 1159. E poi dopo dirà di non cimentarci in astratte speculazioni da canonisti. Così facendo, Viganò, forse a causa della sua mentalità oratoria, ha dimostrato di non conoscere ciò di cui sta parlando, perché la Chiesa applica il caso del vizio di consenso solo ai matrimoni, mentre il papato non è un matrimonio, non è un patto del papa con i cardinali del conclave. Inoltre, quando in un matrimonio è accertato il vizio di consenso di una parte, la Chiesa indica che questo problema può essere risolto semplicemente con una successiva espressione del consenso. Canone 1159. Il matrimonio nullo a causa di vizio di consenso si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato. Tutto qui. La parte, perché c'è anche l'altra parte,
e in un conclave il Collegio dei Cardinali non esprimono alcun consenso. Al numero 89 della Universi Dominici Gregis compiono un atto di ossequio e di obbedienza al nuovo Papa. Non esprimono alcun consenso al nuovo Papa. Comunque, seguendo il ragionamento di Viganò del vizio di consenso applicato al papato, sarebbe sufficiente che Bergoglio esprima il consenso ai cardinali senza vizio e il suo papato sarebbe finalmente convalidato. Tuttavia, successivamente, Viganò dirà pure che l'autorità di Bergoglio emana direttamente da Gesù Cristo. Allora, dato che possiede questa autorità proveniente da Dio, anche quando fosse accertato questo famigerato vizio di consenso, per quale motivo sarebbe necessario che Bergoglio esprima correttamente il consenso? Come si constata, questo vizio di consenso alla Viganò è proprio un esempio delle sue astratte speculazioni da canonisti, a cominciare dal fatto che il papato non è un matrimonio. Il canone 331 indica il papato come un ufficio ecclesiastico, concesso prima da Gesù a Pietro e poi trasmesso via via ai successori, attraverso l'elezione e l'accettazione dell'elezione. Al momento dell'accettazione dell'elezione, Bergoglio ha espresso sì un consenso, ma appunto per accettare, non per fare un patto con un'altra parte. Universi Dominici Gregis, numero 87. Avvenuta canonicamente l'elezione, il cardinale decano chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: accetti la tua elezione canonica sommo pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede eccetera. Questo è un consenso all'accettazione. È un consenso oppure un rifiuto che riguarda solo Bergoglio. Non riguarda un patto con il Collegio dei Cardinali, i quali poi dovrebbero anche loro dare un loro consenso. Che confusione che ha in testa Viganò! Invece, la trasgressione di Bergoglio, seguendo l'accusa di Viganò di agente di un potere nemico, non è avvenuta al momento del consenso per l'accettazione dell'elezione, ma è avvenuta addirittura prima delle votazioni del conclave. Infatti, per diventare papa, tutti i cardinali, prima di procedere alle votazioni, devono effettuare 4 giuramenti, di cui uno proprio sulla indipendenza dalle interferenze esterne. Per cui il reato di Bergoglio, secondo l'accusa di agente di un potere nemico, è il mancato rispetto di questo giuramento. Capito, Viganò? Universi Dominici Gregis, numero 53. Soprattutto promettiamo e giuriamo di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado o qualunque gruppo di persone o singoli
volessero ingerirsi nell'elezione del romano pontefice. Quindi, se Bergoglio è un agente di un potere nemico, non ha senso applicare il concetto di vizio di consenso che riguarda solo i matrimoni, ma si applica il concetto di tradimento del giuramento, ossia di violazione della Universi Dominici Gregis, cosa che rende nulla l'elezione pontificia, secondo il numero 76. Se non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, come giuramento, l'elezione è perciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Cioè, una volta scoperte le prove che Bergoglio sarebbe un agente per conto di un nemico esterno, la conoscenza di queste prove è sufficiente ad annullare l'elezione. Non c'è bisogno di autorità. L'elezione è annullata dalla conoscenza di quelle prove. Poi, dopo, l'autorità, quando vuole, formalizza l'annullamento. E quindi essa, l'elezione, non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Il che comporta che il 13 marzo 2013 Gesù Cristo non ha emanato direttamente alcuna autorità a Bergoglio, come invece Monsignor Viganò affermerà in seguito. Ricapitolando e concludendo questo punto, per Monsignor Viganò, Bergoglio sarebbe un agente per conto di un potere nemico, tanto che, secondo lui, vi sarebbe un vizio di consenso al papato. Poi, però, alla conclusione del suo video, non può dire che l'autorità di Bergoglio emana direttamente da Gesù Cristo. Perché, avendo Bergoglio mentito al giuramento della Universi Dominici Gregis, l'elezione è automaticamente nulla e quindi Gesù Cristo non aveva un papa verso cui emanare direttamente la sua autorità. Che fatica riportare tutto alla semplicità! Comunque, qui Monsignor Viganò ha parlato di Bergoglio come di un agente per conto di un potere nemico. Poco dopo porta quelle che lui considera delle prove.